si informano tutti i dipendenti che l'azienda, a causa delle sue difficoltà finanziarie, non riuscirà a rispettare la data relativamente al pagamento degli stipendi di luglio 2022. Entro venerdì 12 la proprietà comunicherà un aggiornamento. E questa è la nota ricevuta dai lavoratori del gruppo Demadar di Brindisi, che arrivano alla chiusura dell'azienda per il periodo estivo con la richiesta anche di non far accedere i dipendenti all'interno dell'impianto ordinandone la chiusura. Alta la tensione tra i lavoratori, con una delegazione che è salita sul tetto dell'ex GSE di Brindisi per far sentire la propria voce in primis alle istituzioni e poi anche all'azienda stessa. Un ritardo nel pagamento particolarmente pesante proprio nella mensilità che prevedeva il bonus di 200 euro del governo, che pesa quindi maggiormente per le tasche dei lavoratori. Ma la cosa più brutta che sta succedendo è che comunque hanno dato ordine a tutti i siti, a tutti gli stabilimenti, di far uscire il personale all'interno. Cioè c'è un blocco proprio aziendale. Le nostre paure si sono avverate, era inevitabile che si sfociasse in momenti di tensione. Questa mattina alcuni operai, approfittando dell'installazione di un'antenna all'interno dell'azienda, sono saliti sul terrazzo. È chiaro, momenti di tensione. Come sindacato abbiamo condiviso con loro che forse era il caso di scendere giù, però tutte le istituzioni devono intervenire. La gente non ce la fa più, siamo stanchi, siamo da anni in questa situazione. Niente, la gente è disperata. Chiediamo un aiuto a tutte le istituzioni, alla Regione Puglia, alla Regione Campania, a tutti i politici che adesso stanno andando in giro a fare campagna elettorale.